Il suono dei fuselli intrecciati dalle abili mani delle merlettaie, per i più inclini alle emozioni, una musica, è risuonata ieri nel cuore del borgo antico di Isernia, tra la Fontana Fraterna e, restando in tema, l'intreccio dei vicoletti che in quel luogo simbolo della città conducono, lo spettacolo delle merlettaie, l'occasione la giornata internazionale del merletto, artigiane da tutto il mondo, da sole o come qui in Molise riunite nell'associazione, su una piattaforma social creata per l'occasione hanno postato foto in cui si mostra palese la loro perizia e soprattutto la gioia alle prese con il tombolo. Argentina, Costa Rica, Cile e dall'Italia Palermo, Pieve Santo Stefano, Bari, Arezzo, alcune delle tantissime località da cui sono arrivati contributi. Naturalmente non potevano mancare le merlettaie dell'associazione Il Merletto di Isernia, l'arte nelle mani, a tenere alta la bandiera dell'arte. Artigianato molisano. Il nostro obiettivo era proprio quello di promuovere e di salvaguardare il merletto. Ci stiamo riuscendo e i risultati si vedono man mano e siamo molto fieri di questi risultati ottenuti. La trama del merletto che unisce le diverse generazioni, no, non è una metafora, è la realtà più bella dell'iniziativa della Fontana Fraterna. Ai nostri microfoni Rosa, una merlettaia in erba, e non è l'unica qui a Isernia che ha iniziato ad imparare l'arte del tombolo. Ho appena finito una striscia che è un braccialetto. Mi piace muovere le mani e appena ho visto il tombolo ho fatto l'iscrizione e ho iniziato a farlo. E l'auspicio che quello di Rosa diventi un esempio virtuoso seguito da tanti altri giovani. Il merletto a Isernia non può scomparire, anzi, le merlettaie dell'associazione stanno provando a farlo prosperare sempre di più.